Difatti, quasi unica, diciamo, nella nostra regione, a parte l'esperienza dei compagni di cantiere della Valle Mecanica. In questo settore è l'unica e quindi diciamo, è una grande esperienza, un grande esempio che noi dobbiamo renderlo, portarlo a livello nazionale. Avevo dimenticato una cosa, soprattutto che qua ci sono anche i disoccupati e i bros del sindacato lavoratori di lotta. Anche se non voglio entrare nel merito perché gli altri non ci stanno, perché anche c'è un attrito tra noi e gli altri, però proprio sono cose che dobbiamo risolvere al più presto. Si prepara anche la compagna Cimagnese che darà anche un proprio contributo a questa assemblea. Al momento passa la parola a Fabiola D'Alessio, segretaria federale del Partito dei Carpi. Beh, io volevo dare un contributo, intanto grazie insomma pure per l'invito a questa assemblea, che credo che sia io mi auguro che sia una delle prime iniziative pubbliche fatte anche insomma al di fuori della fabbrica che avete salvato e che state salvando per far conoscere questa esperienza non soltanto a Napoli, nella provincia e nella regione, ma per farla conoscere a livello nazionale. Io penso che non bisogna scoraggiarsi del fatto che oggi, a fronte insomma dei tanti inviti che sono stati estesi, non ci sia la partecipazione di consiglieri o di altri soggetti. E questo perché fondamentalmente io credo che oggi questi soggetti siamo sostanzialmente in difficoltà rispetto all'incapacità di dare risposte a quella che è una situazione che sta precipitando, che sta sotto gli occhi di tutti, che non possono, cioè non hanno soluzioni in tasca. Lo diceva prima Gigino Visconti, che sostanzialmente siete andati alle istituzioni a dire noi abbiamo la soluzione. Quindi adesso alzatevi dalla sedia e iniziate a muovervi per iniziare a praticare quello che tanto ciancicate, ma che poi nella sostanza non fate mai. Quindi da un lato insomma ci sta questa difficoltà e dall'altro è vero anche che confrontarsi con un'esperienza dirompente come quella dell'Esplanade Sud, perché compagni noi lo dobbiamo dire che è un'esperienza dirompente nella situazione di crisi generale che è entrata nella sua fase acuta e terminale di questo sistema, l'esperienza dell'Esplanade Sud è dirompente. Dirompente perché? Perché contrasta un esempio positivo, come dicevo, a livello nazionale, che va a contrastare sostanzialmente, concretamente e praticamente, quelle che sono le misure di austerity che questo governo ci sta buttando addosso, che sta preparando per gettarci in una condizione di ulteriore miseria, morte e fame, nel vero senso della parola. Cioè, un esempio concreto contro la disoccupazione, i licenziamenti, la cassa integrazione, la dimostrazione che un'alternativa è possibile ed è praticabile. E quindi è per questo che si ha difficoltà a venire qui a confrontarsi. Ma io credo anche che non bisogna scoraggiarsi, che bisogna continuare ad andare avanti, a cercare di portare questo esempio, di farlo conoscere e cercare di condividerlo il più possibile, anche per andare incontro agli altri proletari, agli altri lavoratori, agli altri disoccupati, agli altri cassintegrati. Nella città di Napoli ci sono stati negli ultimi giorni 3-4 suicidi. Dall'inizio dell'anno nel nostro paese ci sono stati oltre 40 suicidi per quella che è la situazione in cui chi ci governa, che sono dei criminali, dobbiamo dire ad alta voce, ci stanno portando. Ed è quindi in questa fase portare fuori l'esempio dell'Esplana Sud è ancora più importante, è ancora più significativo, ed è significativo perché siete dei lavoratori che non hanno abbassato la testa di fronte alla fuga del padrone e di fronte appunto alle minacce di un futuro incerto perché appunto avevate sostanzialmente perso il lavoro.
Ma è un esempio positivo perché non vi siete fermati soltanto a lottare, ma vi siete organizzati e avete osato dire sì, noi possiamo fare a meno del padrone e ve lo dimostreremo a tutti quanti. Vi siete riappropriati dei mezzi di produzione e vi siete organizzati per riprenderla la produzione, questa volta però sotto il vostro controllo. E l'altro aspetto estremamente positivo, e quindi sempre di esempio, è il fatto che non vi siete appunto mossi soltanto lottando contro qualcuno o qualcosa, ma avete avanzato una proposta e siete andati anche da i personaggi sicuramente più sensibili, no? Che ricoprono più sensibili a quelle che sono le tematiche vicine alle masse popolari, ai problemi che viviamo noi tutti, e li avete tirati per la giacchetta e con la